Campobasso, centro città, sconvolto da una rapina in gioielleria. Assaltato l'esercizio della famiglia Tangredi, quattro rapinatori a mano armata hanno fatto irruzione all'orario di chiusura, rastrellando il possibile. Il titolare, armi alla mano, ha inseguito e catturato una delle malviventi. Mal di pancia nell'IDV, Di Pietro ha annullato gli appuntamenti molisani. L'ex PM di Mani Pulite doveva essere a Termoli, Portocannone, Isernia e Frosolone. Il weekend preelettorale forse pregiudicato dalle turbulenze che si stanno scatenando nel suo partito. ITR, Bianchi si difende dalle accuse di Report. I bilanci dell'azienda sono a Isernia, non a Panama, e sono aperti e trasparenti. Questa la replica dell'imprenditore lombardo. Lega Pro, lupi obbligati alla vittoria. Il Campobasso ospita la Vigor Lamezia. Se non vince sarà rivoluzione tecnica. Serie D, il Termoli va a Pesaro. L'Agnonese gioca in casa della Miternina mentre l'Isernia riceve la Jesina. Eccellenza, le capoliste Boiano e Fornelli giocano rispettivamente con il Montenero e il Rocca Ravindola. Buonasera e bentrovati con la nostra informazione. Come sentito dai titoli, è stata rapinata la gioielleria Tangredi di Campobasso. Quattro persone a mano armata, due uomini e due donne, hanno fatto irruzione poco prima delle 20:30 facendosi consegnare denaro e gioielli. Il titolare, pistola in pugno, si è lanciato all'inseguimento della banda riuscendo a bloccare una delle rapinatrici. La donna, una 28enne campana, è stata interrogata tutta la notte dai carabinieri di Campobasso. I malviventi sono ancora attivamente ricercati, ma sentiamo tutto nel servizio di Samantha Ciarla. Attimi di terrore in via Ferrari a Campobasso. L'orario di chiusura degli esercizi commerciali del centro storico si stava avvicinando. Molti negozi avevano già abbassato le saracinesche quando una banda di rapinatori ha fatto irruzione all'interno della gioielleria Tangredi. Armi in pugno, i malviventi hanno intimato al titolare di consegnare tutto il denaro presente nella cassa e i gioielli nella cassaforte. Due uomini e due donne che verosimilmente hanno consumato questa rapina. Una delle due donne è stata rincorsa dal titolare della gioielleria, è stata fermata e ora ce le hanno giustamente i carabinieri che stanno operando. Noi, per quanto possiamo dargli una mano, insieme al personale della volante, stiamo cercando di ricostruire tutta la dinamica e poi vedere di rintracciare gli altri componenti della banda. Uno dei malviventi si è avventato contro un'amica dei titolari che in quel momento si trovava nel negozio insieme al proprietario e alla moglie, strappandole una collana e sottraendole un anello prima di darsi alla fuga. I rapinatori hanno portato via anche la borsa della moglie del titolare con all'interno il portafoglio contenente alcune carte di credito. L'azione è stata fulminea e durata pochi minuti, poi i rapinatori si sono dati alla fuga dividendosi. Il titolare dell'attività commerciale si è lanciato all'inseguimento dei malviventi impugnando la sua pistola legalmente detenuta. L'uomo ha inseguito una delle due ragazze componenti la banda che aveva imboccato una scalinata che conduce in via Garibaldi. Durante la concitata corsa è esploso in aria un colpo, riuscendo a intimidire la malvivente che ha terminato la sua corsa cadendo sui gradini. I carabinieri l'hanno arrestata sul posto. Si tratta di una pregiudicata di 28 anni, originaria del Napoletano. L'interrogatorio a suo carico è durato tutta la notte, ma sembra che la donna non abbia collaborato con gli inquirenti. Parte del bottino, quello che lei stessa aveva portato via nascondendolo addosso, è stato recuperato. Il resto della refurtiva è ancora nelle mani dei suoi complici. I carabinieri stanno cercando anche di acquisire nuovi elementi utili a rintracciare gli altri rapinatori. Secondo le informazioni fornite dai carabinieri, gli altri tre sarebbero scappati a bordo di un'auto parcheggiata nel centro cittadino. Intanto, nella gioielleria di via Ferrari, la polizia scientifica ha avviato i rilievi per rilevare le impronte e tutti gli altri elementi utili a ricostruire quanto accaduto e a dare un volto agli altri componenti della banda. Ulteriore supporto investigativo potrebbe essere fornito dalle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso presenti nell'esercizio commerciale. Dopo la rapina, richiamati dal caos e dal rumore del colpo di pistola esploso in aria, davanti alla gioielleria si è concentrato un gran numero di curiosi attirati dall'andirivieni delle auto di servizio delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri in stretta collaborazione stanno passando al setaccio tutto il circondario del capoluogo, effettuando controlli e istituendo posti di blocco lungo le principali arterie stradali nel tentativo di acciuffare i rapinatori.
E restiamo a Campobasso, dove uno spettacolare tamponamento ha coinvolto due autovetture nella tarda mattinata tra via Pirandello e via Alfieri. Sembrerebbe che a causare l'incidente sia stato un guasto ai freni dell'auto guidata da una donna con a bordo sua madre e sua figlia. L'urto è stato violento e la vettura che ha innescato il tamponamento ha concluso la sua corsa finendo in un cortile a poca distanza dal portone d'ingresso dell'abitazione. L'altra automobile invece è stata sbalzata finendo nell'altra corsia di marcia. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Secondo una prima valutazione dei sanitari, le conseguenze per tutti sarebbero state blande. Le elezioni si terranno in primavera, nessuna possibilità di voto anticipato. È quanto fatto sapere dal Quirinale dopo il tam tam che avrebbe voluto la celebrazione delle consultazioni troppo a ridosso dell'inverno. Non ci sono le condizioni né emergono motivazioni plausibili, fa sapere il Capo dello Stato in una nota ufficiale. La possibilità di un'unica data per le elezioni politiche, le regionali del Molise, del Lazio e della Lombardia, oltre a un turno amministrativo per molti comuni, potrebbe configurare un risparmio stimato in oltre 100 milioni di euro. Un vero e proprio periodaccio per l'ex PM di Mani Pulite e presidente dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Misteriose indisposizioni lo hanno obbligato a annullare tutti gli incontri del fine settimana in Molise. Sarà stata solo una banale indisposizione o forse qualche mal di pancia di troppo all'interno dell'IDV? Vediamo. Un mal di pancia o forse qualche patologia ancora più grave di casa dell'Italia dei Valori. Un'indisposizione del suo, a quanto pare non più incontrastato leader Antonio Di Pietro, lo ha obbligato a rinviare a data da destinarsi tutti gli impegni molisani previsti per questo fine settimana. Prima sono saltati gli incontri di Termoli e Portocannone, poi in tarda mattinata la sua segreteria ha diramato la nota di annullamento di quelli previsti a Frosolone e Isernia. Un rompicapo nemmeno tanto imprevedibile dopo l'affondo mediatico del programma TV di Rai 3 Report, che dopo quello di Michele Iorio ha messo in piazza, per così dire, anche il letto dell'ex PM di Mani Pulite. C'è da chiedersi come e perché le Mani Pulite di questo indubitabile paladino della legalità e della trasparenza amministrativa, ricordiamo la sua proposta di installare webcam in tutti i palazzi e in tutti i consessi della politica, possano essersi sporcate se realmente lo si sono. Vero è che uno dei suoi delfini, il capogruppo alla Camera Massimo Donati, peraltro anche suo familiare, è già pronto a rottamarlo e a farne carne da macello, additandolo come traditore e padre degenere. Non va meglio nemmeno in Molise per il tonino nazionale, dove l'idea appena abbozzata di trattare elettoralmente con i grillini del Movimento 5 Stelle è risultato un rigetto prima del trapianto, perché Antonio Federico e compagni hanno detto a chiare lettere che nell'IDV molisano ci sarebbero troppi riciclati. Le tensioni e gli attriti preelettorali non mancano nemmeno nell'ipotizzato rapporto con l'UDC di Velardi e seguaci scudo crociati delle varie stagioni, perché il rampollo, per ora meno famoso di Antonio Di Pietro, ha già fatto sapere che è disposto a trattare con un UDC depurato dalle scorie dell'ultradecennale rapporto con Michele Iorio. Insomma, un mal di pancia dopo l'altro nell'Italia dei Valori è a testimonianza di un momento politico davvero difficile per tutti. La riduzione del numero delle province, così come prospettata dal governo Monti, continua a collezionare disaccordi. Da ultimo quello della provincia di Benevento, che non accetta la fusione con quella di Avellino. Il consiglio provinciale del capoluogo sannita ha chiesto, pur di non annettersi ai loro corregionali irpini, di indire un referendum per chiedere l'annessione al Molise. Antonio Bianchi, proprietario della ITR, ha difeso l'azienda tessile di Pettoranello e i suoi 700 lavoratori dagli attacchi di chi lancia accuse nei confronti della stessa. Chi vuole vedere i conti dell'ITR deve venire a Isernia e non andare a Panama. Noi lavoriamo in piena trasparenza e resteremo in Molise. Queste le nette affermazioni dell'imprenditore. Ma vediamo il servizio di Giuseppe Formato. Antonio Bianchi, patron della ITR, irrompe sulla scena per dire le sue verità sull'azienda tessile di Pettoranello di Molise. Toccato dalla trasmissione di Rai 3 Report, l'amministratore delegato della Albisetti difende la sua azienda, evidenziando la trasparenza con la quale Bianchi guida l'ITR. La nostra azienda è un'azienda sana e trasparente. Io invito sempre tutti a chiedermi documentazione, ad avere anche un contraddittorio con chi butta fango nei confronti delle TR, ma lo dico non per difendere Antonio Bianchi, ma per difendere 700 persone che lavorano in questa azienda e hanno il diritto anche di sapere le cose come sono, perché a volte si leggono sui giornali informazioni e poi sarebbe opportuno verificarle e di chiederci documentazioni.
Ho dato anche una smentita al giornale di informazione, il Reporter della domenica, che parlava di dati assolutamente non veritieri, e tengo a dire in maniera molto chiara che la società è detenuta da Antonio Bianchi al 100%, non ci sono holding particolari, non ci sono società panamensi. La Regione Molise, quando dovrà un domani verificare quello che vuole verificare, deve venire a Isernia e non deve andare in paradisi fiscali. Bianchi traccia anche un preciso profilo dell'azienda e l'imprenditore proveniente dal nord ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di restare in Molise, anche e soprattutto per i 700 lavoratori impiegati tra le linee produttive. Noi rimarremo in Molise, stiamo cercando anche di acquisire l'immobile che oggi è di proprietà dell'amministrazione straordinaria. Questo mi sembra un fatto importante per dimostrare il nostro attaccamento alla zona. Manteniamo un'occupazione, oggi siamo più di 700 persone, pensiamo che questa azienda possa svilupparsi molto in futuro. Oggi viviamo una situazione di crisi mondiale che colpisce molto anche il nostro settore dei beni, diciamo, non indispensabili, e quindi cerchiamo nuovi sbocchi. Lo sviluppo è questo, cercare di essere più vicini al mercato, di sviluppare anche la parte commerciale, nostri showroom diretti e quindi meno intermediari e più rapporto diretto col mercato. Ma cerchiamo di mantenere comunque un fatturato sano, un fatturato diciamo che permette all'azienda di chiudere i bilanci in maniera positiva. Abbiamo chiuso la semestrale, ci tengo a dirlo, con un utile di circa 2 milioni di euro. Chiuderemo a fine anno in sostanziale pareggio, quindi un'azienda sana. Infine, al centro delle cronache per i suoi presunti rapporti con la politica e con le istituzioni, Bianchi tiene in particolar modo a chiarire le sue frequentazioni molisane. Un rapporto da imprenditore che all'inizio, quando è arrivato, ha avuto bisogno delle istituzioni, perché ci si doveva conoscere. La Regione, come si sa, ha dato all'amministrazione straordinaria questa fideiussione che garantisce i pagamenti che faremo puntualmente nei prossimi anni, e quindi hanno chiesto informazioni, ci siamo incontrati, ma questo è stato il mio rapporto iniziale con l'istituzione. Poi sono stato a luglio di quest'anno in consiglio regionale per documentare dell'andamento dell'azienda, ma al di là di questo io non ho altri rapporti con la politica e le istituzioni. Nel tardo pomeriggio a Cerce Maggiore è divampato un incendio all'interno di un'abitazione in via Nardoni. Con tutta probabilità le fiamme si sono sprigionate per ragioni incidentali e sarebbero da escludere ulteriori ipotesi circa la natura del rogo. Sul posto si sono recati prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, che hanno impiegato diverso tempo prima di aver ragione delle fiamme. E adesso spostiamoci a Termoli, un progetto da 1.500.000 euro. Il sindaco Antonio Di Brino ha presentato tutte le iniziative che porteranno nel corso dei prossimi anni alla riqualificazione del parco comunale intitolato già al sindaco e parlamentare Girolamo La Penna. Sentiamo la nostra redazione da Termoli. Sono tante le novità che riguardano l'affidamento della gestione del parco comunale di Termoli all'associazione temporanea di imprese Vivere il Parco. La riqualificazione dell'intera area, si partirà infatti con opere di manutenzione e pulizia per restituire la giusta dignità e fruibilità all'area verde intitolata Girolamo La Penna. Lo ha detto il sindaco Antonio Di Brino, che con una conferenza stampa ha voluto svelare tutte le iniziative che interesseranno gli sportivi ma anche i semplici fruitori del parco. L'amministrazione comunale ha dovuto rivedere il bando che era stato affidato alla società di trasformazione urbana ormai messa in liquidazione. Con Di Brino e i collaboratori della struttura c'era anche Fedele Leccese dell'AP di Sant'Imotio, che si è aggiudicato il bando presentando un'offerta da 1.587.000 euro, mentre l'ATI dovrà versare al comune per la gestione per i primi anni 12.500 euro e per i restanti 41.000. Innanzitutto noi veniamo da una situazione assolutamente terribile, nel senso che il parco per anni è stato abbandonato a se stesso, quindi era necessario assumere una decisione. Superare anche, come dire, la resistenza da parte di chi già svolgeva attività all'interno del parco, penso al circolo tennis, penso ai gestori dei campetti di calcio. Col metodo del dialogo, del confronto, siamo riusciti a superare questo ostacolo.
Tante le iniziative in cantiere, oltre alla manutenzione vi è il recupero del Teatro Verde, per il quale è prevista la copertura del palco oltre a 200 nuovi posti a sedere, l'ammodernamento della piscina alla quale si è interessata anche la Termo di Nuoto, che vorrebbe entrare nella gestione predisponendo una copertura all'impianto. Ma ci saranno anche chioschi, bar e ristorante, con l'intenzione di mantenere aperto il parco anche nelle ore serali, con una vigilanza prevista per tutto l'arco delle 24 ore. Ci saranno nuovi parcheggi, un campo di calcio ad 8, un percorso per le mountain bike ed una pista di go-kart per i bambini, nuovi giochi ed un cinema all'aperto, 12 invece le unità lavorative previste. La cosa per noi importante, al di là del risparmio, al di là insomma dell'opportunità, è che finalmente chi vive a Termoli, i termolesi, ma anche i turisti che vengono a Termoli e soprattutto i bambini abbiano la possibilità di tornare nel parco comunale di Termoli, di avere giochi, di avere possibilità di divertimento. E anche chi fa atletica, chi fa ginnastica, di vivere un momento importante all'interno della città di Termoli, nel cuore di Termoli. Un principio di incendio ha interessato una rimessa di attrezzi agricoli di proprietà dell'assessore regionale Angiolina Fusco Perrella in località Massari a Boiano. All'interno del magazzino c'era un certo quantitativo di legna secca e solo l'allarme lanciato dal vicino di casa dell'assessore ha evitato che il rogo si estendesse a tutta l'abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, il rogo sarebbe di origine dolosa dal momento che nelle vicinanze non ci sono impianti elettrici o altri meccanismi che abbiano potuto innescare la combustione. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Boiano. Una storia d'amore ostacolata dai genitori. Per questo motivo due fidanzatini, lui 21 anni e lei 14, erano scappati da casa il 26 ottobre senza farsi più vivi. I due, entrambi di Cupello in provincia di Chieti, sono stati rintracciati dai carabinieri teneramente abbracciati all'interno dell'auto che sostava in un'area di servizio alla periferia di Isernia. Il ragazzo, operaio metalmeccanico, rischia la denuncia per sottrazione di minore, mentre chiede scusa ai genitori della ragazza, giustificando il gesto in ragione del sincero sentimento che nutre per la ragazza. Si è concluso con la consegna di un attestato il corso che 8 studenti dell'Istituto Nautico di Termoli hanno frequentato nei locali della Capitaneria di Porto, un tirocinio formativo che durante tutta la scorsa estate li ha portati a stretto contatto con i militari della Guardia Costiera. Vediamo il servizio. Un'esperienza entusiasmante che ha visto come protagonisti 8 studenti delle classi terza e quarta dell'Istituto Tecnico Nautico di Termoli, Ugo Tiberio. Un'iniziativa che li ha portati a stretto contatto con gli operatori della Capitaneria di Porto, con i quali si sono confrontati durante l'ultima estate. Il progetto è stato possibile grazie ad un tirocinio formativo di alternanza scuola-lavoro approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto d'Italia. I ragazzi sono stati impiegati in tutte le sezioni in cui è articolata la Guardia Costiera, acquisendo così competenze nel campo della sicurezza della navigazione e dei servizi di istituto. È stata un'iniziativa molto interessante perché ha consentito agli alunni dell'Istituto Tecnico Nautico di avere un contatto diretto con l'amministrazione marittima, conoscere tutti i procedimenti riguardo la loro vita professionale, che si parla di iscrizione nell'agente di mare, di rilascio di certificati e come vengono svolti i controlli. Mi auguro che abbiano colto tutti gli aspetti che gli serviranno per il futuro e devono comprendere che l'amministrazione marittima è sempre a disposizione per dirimere qualsiasi problema. A tutti e 8 i partecipanti alla fine del progetto è stato rilasciato un attestato di formazione. Si tratta di Alfredo Russo, Giovanni Di Leo, Matteo Pio Bortone, Gaia Bernardini, Antonio Mammarella, Simone Boffa, Michele Faienza e Salvatore Testa. Un'esperienza unica sotto molteplici aspetti. Beh, credo che i ragazzi siano riusciti a cogliere l'essenza di questo progetto e quindi non solo ad aumentare conoscenze e competenze, ma credo che abbiano, ripeto, colto quanto di positivo c'era in questa esperienza. Tempi permettendo, situazioni contingenti permettendo, noi riproporremo all'autorità marittima questo tipo di esperienza che ha lo scopo di recuperare dei momenti e spazi di formazione nelle discipline tecniche e professionali che si sono ridotti con la riforma della scuola superiore, che ha
limitato il numero di ore di insegnamento proprio nelle materie tecniche, da qui la necessità di trovare anche interlocutori da, in questo caso la Capitaneria di Porto, ma anche aziende, compagnie di navigazione e così via, che permettano di recuperare questi momenti di formazione che si sono ridotti. Ci sarà un po' del Molise questo Natale a decorare Piazza San Pietro a Roma. Arriverà da Pescopi Natale infatti l'abete bianco donato al Papa dall'amministrazione comunale del paesino Alto Molisano. È stato anche organizzato per questa sera un convegno per illustrare l'iniziativa. L'albero sarà tagliato il 5 dicembre e le operazioni di trasporto saranno coordinate dalla Protezione Civile. È tornata a Sant'Agapito la tradizionale e tanto attesa festa della castagna. L'appuntamento è giunto alla sua terza edizione. Ci dice tutto Arianna Gentile. Il profumo delle caldarroste ha accompagnato il risveglio degli abitanti di Sant'Agapito, perché è tornata in paese la festa della castagna dopo il successo registrato negli ultimi 2 anni. Giunta alla terza edizione, la manifestazione è stata organizzata dall'associazione ambientalista matese Porta Nord-Ovest per aggregare giovani e meno giovani, ma soprattutto per valorizzare i preziosi frutti di stagione, come riferito dal presidente dell'associazione Roberto Antonilli. La festa della castagna, cioè la terza festa della castagna, naturalmente serve per riscoprire quel frutto che in qualche modo col passare del tempo si è andato a perdere, come anche come fonte di risorsa proprio primaria, cioè il cibo in sé per sé. La castagna, comunque sia, noi il Sant'Agapito è abbastanza ricco di castagneti, e quindi si cerca di valorizzare questo aspetto qua del paese, appunto, che è la castagna. L'associazione è anche molto attenta alla tutela dell'ambiente, per questo ha realizzato un braciere per cuocere le castagne fatto con materiali di riciclo e a costo zero. Abbiamo un associato che è il signor Picciano Emilio, che lui l'ha progettata e realizzata tutto da solo, appunto recuperando pezzi di biciclette vecchie. E quella che potete vedere appunto alle mie spalle è la famosa macchina delle castagne, che comunque ha 2 motori, uno di riserva nel caso in cui dovesse non funzionare l'altro, poi ha addirittura un sistema di velocità che abbassa e alza la leva che è all'interno dei cestelli, che fa muovere le castagne per poterle farle cuocere in modo migliore. È il nostro orgoglio, diciamo. La festa della castagna, che ha preso il via nella deliziosa cornice di Piazza Marconi, non è considerata una sagra, ma una festa, in quanto la fa da padrona la voglia di condividere con chiunque una giornata all'insegna della degustazione, del buon vino e della buona musica. Avete preparato anche un gustosissimo primo a base di castagna. Sì, abbiamo preparato un primo a base di castagna, che è composto appunto di castagne e guanciale. E con delle mezze maniche, abbiamo sempre un membro dell'associazione che è particolarmente portato per il discorso della cucina e quindi se ne occuperà lui di realizzare questo piatto. E questa era l'ultima notizia per questa edizione. Adesso le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Sei passato in tintoria? Fatto. E il ristorante l'hai prenotato? Fatto. Allora, le bollette le ho pagate io ed ho preso anche il gioiello. Inizia a farlo anche tu, vedrai che imparerà anche lui. Sorprendila con un gioiello Gaema. Per un gioiello unico, scegli Gaema. Previsioni del tempo per domenica 4 novembre 2012. Giunge una nuova perturbazione atlantica che attraversa le nostre regioni portando nuove piogge sulla dorsale e occasionalmente anche sui restanti settori. Tendenza tuttavia a miglioramento dalla sera con timide schiarite. Temperature in aumento nei minimi, stabili nei massimi, venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali, mari da mossi a molto mossi, specie al largo a fine giornata. Vediamo ora nel dettaglio le temperature.
temperature, Campobasso minima 12, massima 17 gradi, Isernia minima 14, massima 19 gradi, Termoli minima 19, massima 21 gradi. Il meteo è stato offerto da... Sei passato in tintoria? Fatto. E il ristorante l'hai prenotato? Fatto. Allora le bollette le ho pagate io ed ho preso anche il gioiello. Inizia a farlo anche tu, vedrai che imparerà anche lui. Sorprendila con un gioiello Gaema. Per un gioiello unico, scegli Gaema. Il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana.